Bentrovati a tutti voi amici di Le Fonti TV, come avete visto dalla nostra sigla è arrivato il nostro appuntamento mensile con Noaber e tra poco leggerete, anzi lo state già leggendo in sovrimpressione qual è il tema che affronteremo durante questa puntata, un tema che personalmente mi è molto caro e che è molto caro in generale alle Fonti TV perché è un tema che abbiamo affrontato in modo diverso, in particolar modo nel mese di ottobre che è il mese dell'educazione finanziaria, però in realtà di educazione finanziaria non bisogna mai smettere di parlare. Allora vogliamo parlarne anche qui e ne voglio parlare con Manuel Minati, Rebis, naturalmente Noaber in collaborazione con Rebis. Ogni mese fa luce, si può dire, insomma, Manuel, su temi fondamentali che riguardano la formazione nostra, ma poi il risvolto pratico nella società, nelle aziende, e di questo parleremo oggi. Assolutamente sì, l'obiettivo è assolutamente questo e ben trovata. E allora, educazione finanziaria, appunto, il mese di ottobre ci ha riportato purtroppo dei dati un po' negativi, perché scopriamo ancora una volta che nonostante ci siano stati dei passi in avanti, però insomma l'Italia rimane sempre tra gli ultimi posti, parliamo dei paesi OCSE, per esempio, una ricerca dell'OCSE lo ha determinato, insomma, un po' più carenti in fatto di alfabetizzazione finanziaria. Che cosa possiamo dire per partire? Nel senso che noi pensiamo all'educazione finanziaria come qualcosa che riguarda solo i super esperti, ma non è così perché riguarda i nostri atteggiamenti quotidiani nei confronti di Esatto. quella che è la nostra finanza personale, ma che ha molto, molto riscontro anche in quella che è la vita aziendale. Ma infatti credo che questa sia la scoperta, cioè capire prima di tutto che l'educazione finanziaria non è una materia dedicata solo appunto ai super esperti e a chi per lavoro deve dedicarsi alla finanza, ma è qualcosa che ci tocca tutti, in modi anche travolte che non riusciamo neppure a percepire esattamente. E qual è il ruolo della formazione in azienda su questo tema? È un ruolo di contribuire al benessere dei propri collaboratori anche fornendo non solo strumenti di benessere come lo yoga piuttosto che la mindfulness, ma anche una tranquillità su quelli che sono i temi che ci toccano direttamente nel portafoglio. Secondo me i nostri telespettatori staranno dicendo: e come si può ottenere tutto ciò? Siamo qua apposta. Esatto, È quello che chiederemo ai nostri due esperti che tra poco parlano. peraltro due esperti che si rivolgono a delle persone di età diverse, proprio perché l'educazione finanziaria deve riguardare tutti, e cercheremo di fare un bel collegamento tra la vita scolastica e la vita lavorativa. Sì, perché come si dice non si finisce mai di imparare, ma è meglio iniziare presto. Bravissimo, mi piace. E allora andiamo nel nostro dibattito, nella parte del nostro dibattito, poi naturalmente Manuel ci rivediamo per le conclusioni. A tra poco. Ed eccoci dunque pronti a entrare nel vivo del dibattito di questa puntata. Come avete sentito, è un tema particolarmente importante. In generale si parla di educazione e di alfabetizzazione. Se ne è parlato tanto in questo ultimo mese, ma insomma noi vogliamo parlarne sempre di più. E allora saluto gli ospiti che ne parleranno, che ne discuteranno con me. Sono entrambi in collegamento. Domenico Antonio De Giorgio, professore all'Università Cattolica di Milano e formatore. Domenico, è un piacere ritrovarti. Anche il mio, buon pomeriggio e grazie per l'invito. E salutiamo anche Alessandro Cascavilla, studente di dottorato e influencer. Anche te, Alessandro, grazie. Ritroviamo anche te, appunto, come dicevo, in questa nostra trasmissione. Grazie per essere qui. E Piacere mio, grazie a voi per l'invito. allora io partirei proprio da Alessandro, perché, appunto, come detto, oltre ad essere uno studente di dottorato, quindi una persona che ha deciso di approfondire in modo dettagliato la materia economica, ha deciso anche di diffonderla, quindi è un influencer ed è veramente un influencer seguitissimo. Insomma, vi invito anche a prendere visione delle sue pagine sui social per capirne di più. Dicevo, ha deciso di divulgare la materia ai giovanissimi, non solo ai giovanissimi, ovviamente è una platea molto ampia di persone, ma a cominciare proprio dai più giovani. Allora, Alessandro, chiedo a te subito di fare un bilancio rispetto al mese dell'educazione finanziaria, che cosa è emerso secondo te in questo 2021, ma in generale di fare un bilancio del livello di alfabetizzazione finanziaria che abbiamo in Italia. Cosa riscontri ogni giorno? Allora, io ogni giorno diciamo, interfaccio, interagisco con ragazzi e ragazze, quindi che vanno dai 18 ai 25-30 anni. E mi rendo conto che effettivamente ci sia una forte necessità di approfondire tutto ciò che ha a che fare con l'educazione finanziaria. In particolare, mi rendo conto, soprattutto in questo mese in cui ho fatto diversi contenuti, appunto diversi appuntamenti sull'educazione finanziaria, che
che un mese di educazione finanziaria, che è già un punto di partenza, non basta. Cioè, tanti ragazzi mi hanno scritto dicendomi: ma secondo te è davvero abbastanza fare un mese di educazione finanziaria? Io rispondo ovviamente no, perché in Italia in particolare sappiamo tutti che risultiamo spesso e volentieri come ultimi classificati, almeno a livello europeo, tra i paesi avanzati per livello di educazione finanziaria, quindi sia di conoscenza che di comportamento finanziario, ma anche di attitudini. Quindi in Italia c'è un forte bisogno di approfondire davvero la materia generale della finanza, anche personale, quindi tutto ciò che ha a che fare con la conoscenza, la consapevolezza delle scelte finanziarie personali, quindi dell'individual decision making. E per farlo, ovviamente, in questo mese, è importante quindi che tutte le istituzioni, ma anche, come esempio io, l'influencer, chiunque abbia conoscenze adeguate, possa condividere per cercare di creare esternalità positive per chi ci segue e comunque per chi poi può, apprendere e portare queste conoscenze anche nella propria sfera sociale. Ma appunto è importante che, questo non venga solo fatto durante un mese, in un anno, ma venga, diciamo, portato avanti costantemente. Io personalmente lo faccio, ovviamente per passione, perché mi piace la materia e perché mi piace essere sui social, lo faccio quotidianamente ormai da 5 anni circa. Però dovrebbe essere così, secondo me, anche da un punto di vista più istituzionale. Certo, Quindi certo. E beh, adesso ci arriviamo perché ci sono diversi attori nello stesso discorso. È un po' come, permettetemi, il paragone azzardato, un po' come pensare di essere in forma d'estate facendo la classica prova costume ma stando a dieta gli ultimi 20 giorni, insomma non serve a niente. Chiaramente poi quando dobbiamo allenare la mente forse il discorso è ancora più complicato. Ti chiedo solo ancora una cosa, Alessandro, prima di passare la parola a Domenico De Giorgio. L'economia, la finanza potrebbe, è un po' un cane che si morde la coda perché risulta una materia un po' indigesta, ma forse è perché si insegna in modo sbagliato. Cioè, con i social si aiuta a superare questo ostacolo? Cioè, riesce a essere una materia più fruibile per un numero di persone sempre più ampia? secondo me sì, però la risposta è dipende, come ovviamente qualsiasi risposta che darebbe un economista, perché io ad esempio ho cominciato la mia attività sui social 5 anni fa. 5 anni fa già il mio obiettivo era quello di divulgare la cultura economica, solo che mi rendevo conto che condividere conoscenza sui social era un po' prematuro, perché 5 anni fa sui social si cercava solo intrattenimento. Quindi ho trovato in qualche modo il modo più adeguato per condividere ciò che sapevo. Ho iniziato a farlo ironicamente, creando economia del suicidio. Quindi tramite l'ironia ho portato la cultura finanziaria ed economica. Da lì ho in qualche modo trovato un target particolare, quindi i giovani studenti universitari, ai quali in qualche modo ero riuscito a prendere del tempo, quindi parte della loro attenzione. Nel tempo ho cercato di educarli a consumare contenuti più interessanti, quindi più di approfondimento. Quindi condividere questa tipologia di contenuti sui social non è scontato e non è facile, Certo. non è banale, Certo. però con il tempo mi sono reso conto che contenuti del genere hanno un andamento molto simile anche ai classici contenuti di intrattenimento. Quindi sì, si può condividere la cultura finanziaria ed economica sui social e si può fare in maniera alternativa, interessante e fruibile a tutti. Ecco, peraltro di social abbiamo parlato nella precedente puntata di Nohub, che è diventato uno strumento utilizzato dalle aziende naturalmente per il business, quindi insomma sono anche sempre collegati i nostri temi, questo ci tengo a dirlo. Allora, Domenico De Giorgio, naturalmente la stessa domanda la rivolgo a te, un po' di fare un bilancio, però poi buttandoci più mirati sul titolo della nostra puntata di oggi, cioè l'educazione finanziaria come strumento di welfare per i collaboratori. Ma come? Perché lo dicevamo poco fa, no? Ci sono tanti attori. In un discorso come questo, di certo, cioè, Alessandro, influencer, studente, si rivolge ovviamente ai giovanissimi, però sappiamo anche molto bene che il percorso formativo poi deve essere collegato a quello che è il percorso lavorativo. Insomma, tracciamo un po' un filo conduttore, nel discorso e anche praticamente per capire chi deve contribuire a aumentare la consapevolezza intorno all'educazione finanziaria. Domenico. Senz'altro è un gioco di squadra. È difficile individuare l'attore unico che possa diventare, come dire, veicolo di quella che a tutti gli effetti è una materia della quale e dalla quale non si può prescindere nel corso di una vita, alla fine. Per cui, certamente
riuscire a individuare i target ai quali si parla è propedeutico all'alfabeto da utilizzare. Alessandro interagisce con coloro che probabilmente non hanno ancora iniziato la loro esperienza lavorativa. I manager di azienda si interrelano con una popolazione che ha un'età anagrafica e un background culturale evidentemente diversi. Per cui, se si riesce a delineare un campo di gioco al cui interno gli attori variano al variare degli spettatori che sono seduti attorno a questo campo di gioco, secondo me le cose diventano efficienti ed efficaci. Il ruolo delle aziende e quindi il benessere che si riesce a trasferire agli stakeholders, a coloro che hanno un interesse diretto dentro a una compagine d'impresa, qualsiasi essa sia, chiaramente si trova in una condizione privilegiata, nel senso che se le informazioni che a loro giungono durante un'esperienza di vita lavorativa all'interno di quell'azienda garantiscono una maggiore navigabilità del reale, perché poi di quello si tratta, una navigabilità del reale. Ecco, questo ruolo, secondo me, diventa propedeutico ad un maggiore benessere condiviso, che è quello che rende poi i luoghi di lavoro stimolanti, accoglienti e produttivi. Ma infatti io invito anche chi ci segue a prendere visione di informazioni che si trovano anche online, ma noi cercheremo adesso di riassumerle qui attraverso proprio i miei ospiti. L'educazione finanziaria nelle aziende aumenta la produttività dei collaboratori. Voi direte in che modo? Beh, è un processo ovviamente che deve essere portato avanti nel tempo, sicuramente non ci si improvvisa un giorno con l'altro, è proprio il fatto di educare, no? Anche i collaboratori, una maggiore fidelizzazione. Soddisfazione sul posto del lavoro, lo diceva anche Domenico De Giorgio. Addirittura la fidelizzazione, cioè ci si sente sempre più portati a stare con l'azienda di riferimento. E poi una maggiore attrattività dell'azienda stessa nei confronti dei giovani, no? Visto che parliamo anche con Alessandro, quindi per la ricerca di nuovi talenti, per la scoperta di nuovi talenti, anche questo è un tema che abbiamo già affrontato in NoHubber. È un pilastro essenziale, Domenico. Sto ancora un istante da te e ancora forse non abbiamo capito la potenzialità di tutto questo. Senz'altro, la potenzialità di tutto questo non è compresa. Questo è un fatto, perché accanto alla palestra in azienda, questo è un benefit del quale più e più e più e più organizzazioni vanno dotandosi nel corso del tempo, un'oretta di conversazione, di alfabetizzazione, come la chiamo io, con un interlocutore che aiuta a comprendere i fatti della vita attraverso la lente dell'educazione finanziaria. Quindi, troppo spesso, nelle occasioni nelle quali ho avuto modo di essere relatore, formatore all'interno di questi eventi, si tende a scendere nei dettagli operativi di tecniche e funzionalità che, come dire, regolano i mercati e le cose complesse. Ecco, non è quello il punto, non è quello il punto. Il punto è quello di far risuonare l'attenzione su dei temi che stanno tutta una vita con coloro che lavorano nella nostra azienda, impresa, attività. Ecco, quindi il tema è di accompagnare sapientemente questi soggetti con un grado di consapevolezza che li rende vigili laddove devono esserlo. Certo. Ma insomma, quindi vedete, oggi stiamo aggiungendo dei tasselli. Voi seguite le fonti TV e sapete che il tema dell'educazione finanziaria lo portiamo avanti spesso nelle nostre trasmissioni, ovviamente secondo delle angolazioni diverse, diciamolo in questo modo. Oggi scopriamo, ma lo scopro sempre anch'io, no? Aggiungo anch'io un tassello in più, che serve addirittura per, come detto poco fa, la redditività di un'azienda, il fatto che i dipendenti, i collaboratori
garantiscano sempre più la presenza attiva, quindi non solo la presenza passiva all'interno del posto di lavoro. Questo è interessante perché la finanza, insomma, e in generale l'educazione finanziaria viene un po' scollegata da quella che è la vita reale, anche se sappiamo bene che non è così, perché poi si traduce appunto in economia reale, in street economy, nell'economia di tutti i giorni. Un altro aspetto che toccava Domenico, De Giorgio e ritorno da Alessandro è quello della semplicità di comunicazione, ancor di più Alessandro quando si appunto affrontano tematiche come quelle della finanza, dell'economia, che non sono proprio nelle corde di tutti. Tu ovviamente utilizzi un linguaggio basico, no, dove per basico non si intende dire superficiale, chiaramente anche qui facciamo distinzione tra il significato delle parole, cioè riesci attraverso la semplicità del linguaggio a comunicare con quante più persone. Questo credo che valga anche appunto in quello che potrebbe essere, usiamo il condizionale perché ancora non è così ovunque, potrebbe essere l'insegnamento all'interno di un'azienda, Alessandro. Assolutamente sì, è molto importante capire il target con cui si sta parlando, perché altrimenti si tende a creare, diciamo, a fare una comunicazione inefficace, quindi non si raggiunge l'obiettivo finale della comunicazione, che in questo caso è quello di migliorare la cultura finanziaria, in particolare in Italia, in cui, ripeto, siamo messi non benissimo. Io in particolare mi rivolgo, come abbiamo già detto, principalmente a studenti, e secondo me è molto importante, è una fase della vita davvero davvero importante. Proprio stamattina leggevo un paper scientifico che si chiama The Importance of Financial Literacy, in cui si analizza come avere una maggiore educazione finanziaria implichi un minor livello di stress personale a livello studentesco, e questo comporta una migliore motivazione in ciò che si fa e ovviamente una miglior performance a livello universitario, che poi ti permette di avere migliori possibilità lavorative. Quindi effettivamente è in qualche modo è uno strumento fondamentale per essere produttivi, essere performanti in ciò che si fa. Perciò non Oltre a farlo tramite gli strumenti, diciamo, standard, quindi tramite lo studio, tramite magari informandosi, leggendo giornali, libri personalmente, farlo tramite social, secondo me, è una leva molto importante nell'ultimo periodo, considerato che in media passiamo oltre 6 ore durante il giorno allo smartphone, di cui circa la metà online, quindi sui social. È molto importante ricevere nozioni e conoscenze anche passivamente. Però per farlo e per avere spazio all'interno della competizione che c'è tra i tanti vari contenuti, è fondamentale avere una comunicazione semplice, diretta, quindi che vada a intercettare l'interesse di queste persone, che poi tra l'altro sembra che non siano interessate finché non gliele metti diciamo, non gli poni il pacchetto nel modo giusto. Come Certo. dicevo prima, 6-5 anni fa, quando ho cominciato, praticamente avevo pochissime interazioni sui social. Adesso ho persone che scrivono in un blog spontaneamente, in cui c'è una parte, tra l'altro, di educazione finanziaria, e quindi hanno voglia di condividere il proprio sapere, e questo comporta un circolo virtuoso che si autoalimenta fondamentalmente. Però prima di creare questa cosa non sapevano neanche loro che ci potesse essere questo effetto positivo, quindi Certo. è tutto Ma un molto indirizzo. spesso ci innamoriamo delle materie, no? Scolastiche, adesso noi stiamo parlando dell'educazione finanziaria che non è ancora una materia scolastica, ma insomma in generale perché c'è un insegnante che ci piace, che ha una modalità di insegnamento, insomma poi Domenico su questo forse può aggiungere qualcosa visto che è un professore, perché appunto ha una modalità di insegnamento che ci fa innamorare della materia, giusto Domenico? Questo conta moltissimo come ci si approccia, no? Nei confronti della materia, ma nei confronti anche delle persone che ci ascoltano. Alessandro diceva, molti non sanno probabilmente nemmeno che poi è un qualcosa che può interessare loro. Perché, cari miei, come sempre, la difficoltà è quella di vestire di realtà quello che diciamo. E purtroppo, come dire, la matrice classicheggiante, letteraria, umanistica, nel senso non buono del termine, tende ad un livello di astrazione, che è quello proprio della nostra nazione, che poi va a scontrarsi contro il muro in cemento armato della realtà. E chiaramente questo muro in cemento armato uno riesce a non colpirlo se ha le istruzioni, come dire, comunicate in un lessico, in un alfabeto intelligibile. Cioè, saper leggere un libro non vuol dire essere un ingegnere.
se tu devi costruire un'abitazione, pur sapendo leggere un libro, chiami comunque l'ingegnere. Ma sai leggere un cartello di attenzione, pericolo valanghe o pericolo frane. Mi spiego. Certo. L'alfabetizzazione è esattamente quel momento nel quale si insegna l'alfabeto. Questo non vuol dire che tu, grazie a quell'alfabeto, diventi pilota di uno sciatto. Vuol dire che però, se c'è scritto attento, pericolo, folgorazione, uno non tocca il cavo, altrimenti si folgora. Quindi il concetto di evitare i grandi rischi, evitare di rimanere scoperti durante la carriera lavorativa della contribuzione al fondo pensione. Perché questo? Perché la gente non sa che deve effettuare una scelta e in base a quella scelta discendono conseguenze molto diverse sul suo esito post-lavorativo in termini di reddito disponibile. Ma questo chi deve dirglielo se non l'azienda? Certo. Cioè, la cascata di benessere che ne riviene a valle di tutto il corpo degli stakeholders è immensa. Sì, peraltro, altra cosa che leggevo proprio per questo scambio tra il lavoratore e l'azienda, cioè si parlava prima di stress, e grazie a un efficace apprendimento in temi finanziari si può ridurre molto lo stress, ma da entrambe le parti, perché banalmente, siccome le preoccupazioni principali del lavoratore, ma di noi umani, a prescindere dal fatto che parliamo adesso di temi aziendali, sono legate a problematiche finanziarie, leggevo che proprio i dipartimenti di risorse umane spesso sono pieni di richieste, no? Legate proprio a problematiche finanziarie che stressano automaticamente anche l'azienda. E spesso questo succede perché non ci sono le conoscenze di base, perché magari non si sa già, come dire, selezionare quelle che sono anche le preoccupazioni legate a temi economico-finanziari. Domenico, è un po' anche questo, no? Il senso del discorso che facevi tu poco fa. Assolutamente sì, è proprio questo il tema. Cioè, sapere che, come nella piramide di Maslow dei bisogni, esiste uno zoccolo di bisogni che è trasversale alla società. Cioè, il rischio di sopravvivere ai propri risparmi è comune a tutti coloro Certo. che lavorano. Il rischio di dover risarcire qualcuno se il cane morde il polpaccio di un passante è proprio di tutti, coloro che hanno un cane, evidentemente. Quindi, perché questi macro rischi che quando si materializzano nell'esistenza del singolo lavoratore divengono poi un problema per l'azienda, perché quel lavoratore magari deve andare in tribunale, non può andare a lavorare per 10 giorni, si sente in disaccordo con la sua famiglia, vive un'esperienza, come dire, non benefica per se stesso dentro alla sua compagine familiare. Ecco perché quei rischi non devono trovare una comprensione ed una copertura grazie a delle Certo. indicazioni di massima che divengono parte di una cultura d'azienda. Certo. Beh, non a caso peraltro il tema, lo slogan ufficiale del mese dell'educazione finanziaria è proprio prenditi cura del tuo futuro, l'ABC della finanza, proprio per avvalorare la tesi che è emersa poco fa, per cui non è che dobbiamo diventare tutti super espertoni di finanza, no, avere le basi. Un'ultima domanda anche a Alessandro, prima si parlava dei temi maggiormente utili che sono, insomma, centrali in questo discorso. Quali metteresti in pole position anche a seconda degli interessi che tu riscontri tra i tuoi utenti? Ora, sicuramente, diciamo, tendenzialmente l'educazione finanziaria viene calcolata sulla base della conoscenza di alcuni fattori fondamentali nelle scelte di finanza personale, come la conoscenza dell'interesse composto o semplice, la conoscenza del fenomeno dell'inflazione e la percezione del rischio e quanto una persona conosce e la relazione tra rischio e rendimento. Su questo mi rendo conto che ci sia, diciamo, sia ancora parecchio lavoro da fare, però sui social ciò che riscontro io è che le persone hanno molto più a cuore, da un lato, le tematiche macroeconomiche,
Quindi a loro piace cercare di capire cosa succede a livello macroeconomico, quindi a livello di economia pubblica, perché probabilmente perché se ne parla tanto anche nei telegiornali, nei talk show, quindi la gente ha bisogno di capire cosa significa. Ad esempio, proprio stamattina ho pubblicato un post in cui spiego la relazione che c'è tra l'operazione dell'outlook che ha dato Standard & Poor's al debito pubblico italiano, fortunatamente migliore, l'outlook positivo, rispetto a quanto uno può pagare di meno la rata del mutuo, perché ci può essere un impatto sui tassi di interesse e quindi sul valore dei titoli di Stato e quindi sui mutui. Però questa, ad esempio, è una cosa che interessa a molti, nonostante magari non ha, diciamo, direttamente a che fare con una propria scelta finanziaria immediata, però perché se ne parla tanto sui giornali. Oltre a questo, c'è invece tutta una parte, diciamo, legata alla finanza personale. Ad esempio, ricevo parecchio domande del tipo: che differenza c'è tra una carta di credito o una carta di debito? Mi sembra assurdo che magari una persona a 25 anni non sappia ancora questa differenza o non sappia, ad esempio, se fa un investimento, quanto orizzonte temporale deve mantenerlo, o se fa un investimento tramite una piattaforma, se questa funge da sostituto di imposta o come deve comportarsi con l'imposizione fiscale. Quindi c'è tutta questa parte, diciamo, di educazione finanziaria legata al fatto che la tecnologia si è legata a doppio filo con la finanza, quindi tutta la parte Certo. di finanza, di fintech, e quindi tanti ragazzi si avvicinano in maniera inconsapevole anche ai mercati finanziari, quindi hanno la possibilità di investire, ma non sanno bene a cosa vanno incontro. Assolutamente Quindi, sì, assolutamente sì. esatto. Beh, poi hai portato un bell'esempio, quello del rapporto di Standard & Poor's, che appunto apparentemente non interessa noi, no, nel dettaglio, che però poi può avere riflessi in base a quello che emerge sulla vita di tutti i giorni. Vabbè, ovviamente i passaggi sono molti, non è diretto, lo ha detto anche Alessandro, però è stato molto interessante. Grazie Alessandro Cascavilla, grazie Domenico De Giorgio per essere stati con noi in questa puntata. Naturalmente ci risentiamo presto, è stato molto interessante. Grazie a voi. Grazie. Grazie, grazie a A presto. entrambi. E noi andiamo alle conclusioni di questa puntata di Noaber, naturalmente con Manuel Minati, proprio a partire dal collegamento inevitabile che ci deve essere tra la parte formativa della scuola e la parte lavorativa. E spesso, spesso nel nostro paese forse si fa l'errore di dividere le due carriere, chiamiamole così. Conclusioni. Quindi eccoci ancora con Manuel Minati. Manuel, insomma, l'errore che noi spesso facciamo è quello che abbiamo detto più volte anche durante il dibattito. Ragioniamo in termini di differenziazione tra quella che è la scuola, il percorso scolastico e la vita lavorativa. In realtà abbiamo letto dei dati molto interessanti che invece ci fanno comprendere come la produttività, la fidelizzazione, l'attrattività di un'azienda, tutti questi fattori aumentino con una consapevole conoscenza finanziaria. No, è esattamente quello. La cosa interessante è che, appunto, prima inizi a capire anche temi di finanza che ti toccano nel vivo e per più tempo riesci a gestire queste informazioni anche all'interno della tua organizzazione lavorativa, più il tuo senso di benessere ripaga l'azienda stessa dell'investimento che sta facendo nel tenerti sereno in una situazione di benessere. E quindi è un classico circolo vizioso Sì, virtuoso. Nel sì, momento in sì. cui tu hai una preoccupazione, la fai diventare un problema. Nel momento in cui tu sei sereno, lo fai diventare un'opportunità. Assolutamente sì. Vabbè, ma banalmente, insomma, lavorare sereni aiuta a tutti, no? Si lavora col sorriso, a livello sociale si rende di più e quindi automaticamente a livello proprio In di tutti gli ambiti produttività della nostra vita, in e il tutti gli lavoro ambiti. è un ambito fondamentale. Ce la faremo ad arrivare a questo livello di virtuosità? Sì. È Secondo me sì. Se partiamo da giovani, come vero. Alessandro ci ha insegnato, sì. È vero, è vero, è vero. Io sono molto contenta di questa puntata, sai Manuel, anche delle altre, non voglio. Però di questa particolarmente, lo sai, abbiamo condiviso Certo. tante cose prima. Ricordiamo ai nostri amici come fare a collegarsi con voi e con la community di Certo, Noaber. loro possono tranquillamente trovare questa puntata, ma anche tutte le precedenti, sul nostro canale LinkedIn Noaber, che deve essere anche un momento di confronto. Quindi tutti quelli che hanno domande, richieste di approfondimenti, idee,
Noi siamo lì per condividerle e per imparare da chi vuole insegnarci qualcosa. Certo, anch'io imparo sempre, hai visto che lo dico, lo dichiaro, quando apprendo qualcosa che non conoscevo, perché è giusto così, altrimenti non si Giusto, fanno non passi si va avanti. avanti. Grazie Emanuele Minati, Grazie Revis, grazie per la collaborazione e noi naturalmente vi aspettiamo alla prossima puntata di Noaber e quindi rimanete sulle fonti TV, grazie per averci ascoltati.